Ragazzi, ciao a tutti, io sono Sergio Letti, benvenuti sul mio canale e video oggi un po' diverso dal solito, infatti in questo video che ha una doppia funzione, innanzitutto quella di annunciarvi prima di procedere appunto alla recensione, le mie impressioni sul prodotto in questione, cioè la Kingston Data Travel R3.0 G2, vi annuncio che sono riuscito a recuperare non so come il mio vecchio canale, l'Iototech si chiama il canale, il mio vecchio nickname. Quindi vi dico subito che in questo canale dove state visionando questo video, diciamo farò più che altro video commentari, video review, chiamiamole recensioni o mini recensioni, video commentari di gameplay, eccetera. Nell'altro canale invece farò video senza commentari, magari qualche commentario ci scappa pure, ma credo che tutti i commentari li lascerò per questo canale. Quindi non video commentari nell'altro canale, gli Autotech appunto, e soltanto video un po' così divertenti, video cazzoni, video montage, compagnia bella, insomma, un canale un po' più cazzaro. Invece questo sarà il canale un pochettino più serio, tra virgolette, ma di serio non ci sarà nulla, tranquilli, perché nei video commentari penso che ci sarà comunque a divertirsi. Allora, venendo al prodotto in questione, mi serviva una chiavetta, la mia vecchia chiavetta USB della Sony da 8 giga cioè era troppo poco capiente e anche molto lenta. Ho deciso di comprare una nuova, spulciando varie recensioni, vari pareri su Amazon, anche se i pareri di Amazon vanno letti con una certa... meglio le recensioni dei pareri di Amazon, quelli contano i pareri di Amazon, ma fino a un certo punto. Comunque sia, tra varie recensioni, pareri comunque abbastanza positivi, sono arrivato ad acquistare questa chiavetta, appunto della Kingston Data Travel 3.0, retrocompatibile ovviamente con il 2.0. La trovate in modelli da 16, 32, 64 giga. È resistente a anti-shock, tra virgolette, resistente agli urti. E vi posso garantire che è davvero ben costruita, è tutta gommata e molto carina, effettivamente. Vi faccio vedere anche il LED blu che si accende. Eccolo qui. Carino, direi carino. E la chiavetta è completamente gommata. Vi faccio vedere, vabbè, faccio questo piccolo test, già dal rumore, non so se si capisce, veramente è costruita benissimo, potete sbatterla, lanciarla, insomma. Veramente ben costruita dal punto di vista della qualità costruttiva e anche direi dell'estetica, anche se dal punto di vista dell'estetica, diciamo, è una questione di gusti personali, dei gustibus, quindi dal punto di vista della qualità, insomma, dei materiali, direi che un bell'8 ci sta, sicuramente ci sta. State soltanto attenti a non perdere il tappino se la comprate, perché se perdete il tappino perdete tutte le funzioni. Per quanto riguarda poi il discorso della resistenza all'acqua, beh, sì, si vede che ben, diciamo, col tappino, il tappino è un po' duro da togliere, insomma, si vede che sicuramente resiste all'acqua, ma io il test di ficcarvelo nell'acqua non ve lo faccio assolutamente. Diciamo che credo alla Kingston sulla parola da questo punto di vista, va bene così. Quindi, promossa a pieni voti come... Ripeto, come estetica a me piace, insomma, è più piccola di quello che sembra dal video, ve lo posso garantire. Dal video le mie mani sono normali, insomma, mani normali e piccoline, insomma, rispetto al Logitech G700, vi faccio vedere, ok? Beh, quindi promossa dal punto di vista, il prezzo è 24 euro. Venduta e spedita da Amazon, mi è arrivata in meno di 48 ore. Amazon, come al solito, è un ottimo sito. Quasi sempre, non sbaglia un colpo, insomma, quindi mi raccomando, quando acquistate da Amazon cercate di acquistare quei prodotti, possibilmente con Amazon Prime, se potete, che vi arriva anche prima, tra l'altro, vabbè. E poi dove c'è scritto appunto vendute, dovete acquistare quei prodotti dove c'è scritto venduto e spedito da Amazon, perché vi arriva prima e evitate qualche rompimento di coglioni. Venendo alle prestazioni, voi direte, eh sì, ho capito, 24 euro, ben costruita, bellina, gommata, le prestazioni sono buone. Io purtroppo per adesso l'ho testata solo in 2.0 e le prestazioni in 2.0 sono discrete, discrete. Allora, ci sono penne più veloci, questo è poco ma sicuro, però costano di più. E
e non sono magari resistenti all'acqua, per quello che ve ne può fregare di meno, però non hanno queste, magari sono meno carine, non hanno, non sono resistenti come questa, insomma. Per 24 euro le prestazioni in USB 2.0 sono buone. Vi faccio vedere un test con Crystal Disk Mark, famosissimo, eccolo qui, 32,19. Infatti vi posso garantire che questi sono i risultati, nel complesso quelli sono i risultati, cioè sulla trentina in lettura e una ventina in scrittura, sono arrivato anche a 26 in scrittura, dipende dalla grandezza dei file comunque sia. Non è male, quindi in USB 2.0 prestazioni discrete, in 3.0 si parla di 120 dichiarati, poi tutti da vedere, comunque 120 megabyte in lettura. E dovrebbe fare più di 30 in scrittura, quindi già prestazioni da discrete a buone, considerando, ripeto, considerando che questa costa 24 euro più il fatto che è costruita bene, insomma, tutte queste cose qui. Quindi il mio voto a questa chiavetta, considerando il prezzo, attenzione, direi un 7,5, anche un 8, direi per la qualità, insomma, di come com'è fatta la chiavetta in sé. Ragazzi, che dire? Io ve la consiglio, per quello che costa, magari la trovate anche a meno da qualche altra parte, però comunque Amazon difficilmente si batte come sito, onestamente. Quindi, insomma, ve la consiglio, è una buona chiavetta, ripeto, considerando il prezzo è una buona chiavetta. E niente, fine del video. Lasciate un mi piace se volete, iscrivetevi se non siete già fra i miei pochi ma buoni. Pochi ma buoni e fedeli, fedeli, diciamo, seguaci, chiamiamoli così. E quindi iscrivetevi, lasciate un mi piace. Ciao ragazzi, alla prossima.